Giuliano Poletti, Sì, mi dica. la chiamavo perché noi ci stiamo occupando del caso di Mario Benotti, che so essere stato un suo consigliere ai tempi in cui lei era No, ministro, no? non ho mai incontrato questo signore e con me non ho mai collaborato. Ma però lei l'aveva nominato consigliere, se non ricordo male, perché io mi ricordo del decreto di nomina. È firmato da lei, è stato fatto il 12 maggio del 2016. C'è scritto su proposta del sottosegretario di Stato Luigi Bobba. Certo. Gli atti naturalmente li fa il ministro, però in questo caso non ero sicuramente un consigliere del ministro, era probabilmente, lo dico perché adesso mi ha parlato di Luigi Bobba, quindi sente Luigi Bobba. Ma io non lo conoscevo, mi è stato presentato Da chi? e aveva diversi rapporti con il mondo delle aziende, interessava, diciamo così, creare delle relazioni per sviluppare il nuovo apprendistato formativo e basta, insomma, non, Chi gliel'ha presentato, se posso chiederla? Si diciamo, non è una persona pubblica. può fare il nome di questa persona? Non è rilevante. Perché lui, mentre aveva l'incarico con Poletti, ha preso un incarico come consigliere giuridico anche al Ministero delle Infrastrutture. Non lo so questo. In più ha avuto diversi altri incarichi con il Partito Democratico, consigliere nel Comune di Firenze, con Nardella, piuttosto che consigliere per la delegazione al Consiglio d'Europa dove c'era Gozi, come presidente, che Sì, io peraltro. sapevo che era stato da Gozzi, aveva dato un parere positivo e Ma non lo conoscevo personalmente.